La cultura è importante nella vita della comunità, rafforza la coesione sociale ed è uno sviluppo sociale ed economico, ed è un po' quello che abbiamo voluto calcolare oggi con questo studio, questa mappatura dell'economia, della cultura nella città di Bergamo. È un dato che non avevamo, una mappatura che per la prima volta si fa e ci dà un'idea di quanto sia questo impatto economico in valore in euro e ma anche e soprattutto in occupazione. Ci sono tanti professionisti attorno all'economia della cultura, è importante dare il giusto valore. Ci serviva una fotografia di questa mappatura, abbiamo scelto il perimetro dentro il quale fare questo studio e i risultati per la città di Bergamo sono decisamente importanti e significativi. Per esempio, il primo dato è che la media delle spese in cultura a Bergamo è decisamente più alta della media italiana. In media ogni cittadino di Bergamo spende 135 euro contro i 95 della media italiana. Nella spesa in cultura la parte del leone la fa il teatro. Il 50%, esattamente il 50,8% delle spese vanno in biglietti teatrali. È un dato importante, unito a quella dei concerti, insieme teatro e concerti fanno ben il 72% della spesa. Significa e ci conferma che la nostra città è una città con una spiccata vocazione teatrale. Un altro dato particolarmente significativo è il valore aggiunto, cioè quanto produce un euro investito in cultura. Ogni euro che rappresenta un investimento in cultura produce un valore aggiunto con un moltiplicatore di 2,8, che è un decisamente un dato molto significativo. E per ultimo mi piace citare il dato che lega cultura e turismo. Il turismo culturale a Bergamo dal 2014 al 2016 è in crescita come visitatori soprattutto stranieri ed è una crescita continua e quindi direi ormai, come dire, strutturale stabile. L'altro dato legato a questo turismo culturale è che questo è noto che il turista culturale spende più del turista generico. A Bergamo il turista culturale italiano spende ogni giorno 52 euro. Quello straniero ne spende 82. Sono dati importanti perché ci danno l'idea di una ricaduta, di una filiera economica culturale con un'importante ricaduta sulla.